Amici all'ascolto in visione, buonasera dal torneo Piccoli Comuni. Siamo qui al palazzetto di Sant'Agata di Puglia e siamo giunti in pratica alla sesta giornata perché c'è stato il recupero causa le partite rinviate quando ci sono state condizioni climatiche proibitive. Sabato 3 marzo quindi sono disputati altri tre bellissimi incontri, devo dire veramente oggi all'insegna del fair play. È da segnalare questa cosa in questa splendida giornata di calcio e soprattutto anche i risultati abbastanza dati per scontati ma difficili, perché ogni formazione ha dovuto sudare le cosiddette sette camicie per avere ragione dell'avversario. Facciamo un riepilogo veloce: nel primo incontro, quello delle 15:30, ha visto rivincere finalmente un Candela pimpant, ben comandato in questo caso dal capitano Emidio Quaglia, ma a nostro avviso si è segnalato il giocatore Compierchio Giuseppe, che è stato l'anima di questo Candela, che ha portato con gli ultimi due gol alla vittoria risicata con un ottimo Castelluccio. La partita è finita 5-4, il risultato la dice lunga, un solo gol di scarto. L'alibi del Castelluccio può essere che a mio avviso il miglior giocatore, Consiglio Giuseppe, è stato espulso per doppia ammonizione e quindi in pratica ha dato la possibilità poi al Candela di poter rimontare e vincere questo incontro. Nel secondo incontro della giornata c'è stata anche questa una bellissima partita, almeno fino a quando gli amici di HD hanno retto, perché erano assenti ben tre calciatori quotatissimi, forse i migliori dell'HD. Stiamo parlando di Mirabella Marco, di Basilico Nicola e di Salvavita Michele. Però il Deliceto, sapete che è una squadra è in testa alla classifica, sia pure con una partita in più, è una squadra ostica, una bella squadra dotata tecnicamente. Oggi c'è stato l'esordio di Strazzella Michele, che ha ben giocato e anche segnato e quindi portato il Deliceto alla vittoria. Vince quindi il Deliceto. Purtroppo l'HDA deve rimandare l'appuntamento ai giorni migliori, quando rientreranno tutti i giocatori titolati a poter disputare, diciamo, questo ottimo campionato. Ultima partita è il Sant'Agata che ha la meglio del Castelluccio Valmaggiore, un Castelluccio Valmaggiore ancora una volta ostico, che la sua classifica è bugiarda, cioè 0 punti, però si impegna allo spasimo e riesce in tutte le partite a ben figurare, però purtroppo poi alla fine la vede soccombere. 7-4 per gli amici di Sant'Agata di Puglia, che a questo punto si candidano seriamente alla vittoria del girone d'inverno, cosiddetto campione d'inverno, perché la prossima giornata sarà l'ultima giornata del girone di andata e la classifica in questo momento per quanto riguarda le prime tre posizioni è Deliceto 13, Sant'Agata di Puglia 12 e Candela 9. Però la prossima giornata riposa il Deliceto, quindi un Sant'Agata favoritissimo. Dovesse vincere il Sant'Agata, balzerebbe da solo in testa alla classifica a 2 punti. Ringraziamo per il servizio tecnico Luigi Magnisio, per aver disputato tutti gli incontri l'arbitro Magnisio Daniele, per quanto riguarda tutte le società, tutte le squadre partecipate c'è stato un buon pubblico. Salutiamo le amministrazioni di tutti i paesi, dei piccoli comuni. È tutto per questa sera. Alla prossima, da Donato Magnisio.